In questo video vedremo come aumentare le tue vendite su Amazon grazie alle campagne sponsorizzate. In particolare vedremo cosa sono le campagne sponsorizzate e dove puoi trovarle all'interno di Amazon. Poi parleremo di due concetti fondamentali che sono l'ACoS e il ROAS e scopriremo insieme cosa sono e quali sono le formule per calcolarle. Ti parlerò anche della dashboard e ti farò vedere esattamente dove all'interno del Seller Central di Amazon puoi monitorare le tue campagne e anche su un software che si chiama Advigator. E finalmente ti farò vedere la ciliegina sulla torta, ossia 4 casi studio dove noi ai nostri clienti, grazie a degli interventi mirati sulle campagne, siamo riusciti ad abbassare il costo pubblicitario e aumentare le vendite su Amazon. Seguimi che andiamo a vedere tutto subito. Andiamo! Vediamo innanzitutto cosa sono le campagne sponsorizzate e dove trovarle su Amazon. Se noi per esempio cerchiamo LED cucina sotto pensile, che tra l'altro è un prodotto che ho cercato recentemente, cosa vediamo? Vediamo che di solito la parte in alto della pagina è coperta da campagne sponsorizzate e questo ci dà una visibilità in più e quindi aumenta la probabilità di fare delle vendite. Sotto troviamo quelli che sono i posizionamenti organici, ossia i prodotti che sono già posizionati senza le campagne sponsorizzate. Quindi l'effetto principale delle campagne è, innanzitutto, facciamo pubblicità anche su prodotti dove non siamo posizionati in maniera organica. Due, il cliente vede almeno 2 volte il nostro prodotto, quindi lo vede su in alto come campagna sponsorizzata e poi se siamo posizionati anche più in basso, meglio ancora perché aumentiamo le probabilità di vendita. Ma all'interno del Seller Central di Amazon, dov'è che andiamo a vederlo? Questo è uno dei nostri account di prova, quindi andiamo dal Seller Central direttamente sulla pubblicità gestione campagne e qui all'interno andiamo a vedere come sono organizzate le nostre campagne e vediamo subito quello che andremo a commentare dopo, ossia la spesa, in questo caso 135 euro e 177 euro di vendite. Come vedete, in questo caso specifico abbiamo dei parametri non buoni, assolutamente non buoni, perché abbiamo generato solo 177 euro di vendite a fronte di 135,25 euro di spesa con un ROAS di 1,31. Ricordati questo parametro perché poi adesso andiamo a commentarlo insieme. Un altro modo per gestire le tue campagne è tramite dei software come per esempio Advigator. In questo caso abbiamo i prodotti, abbiamo impostato un budget giornaliero e anche un obiettivo di costo pubblicitario che abbiamo e andiamo a vedere qui la spesa giornaliera fatta e le vendite generate. In questo caso l'unico prodotto che negli ultimi 30 giorni ha generato delle vendite è il primo e con 10 euro di spesa siamo riusciti a generare 29 euro di vendite, quindi un ACoS del 36%. Adesso andiamo a commentare insieme questi parametri e a vedere anche i nostri casi studio dove abbiamo generato dei risultati molto molto interessanti grazie alle campagne sponsorizzate. Quindi abbiamo parlato prima di ACoS. Cos'è l'ACoS? L'ACoS dall'inglese significa Average Cost of Sale, ossia il costo medio della vendita. In poche parole, quanto ci incide la pubblicità su ogni vendita che andiamo a fare. Facciamo un esempio concreto. Se il prezzo di vendita è 30 euro e abbiamo un ACoS del 15%, il nostro costo pubblicitario è di 4,5 euro, un costo medio della vendita. L'altro parametro fondamentale invece è il ROAS. ROAS che dall'inglese è Return on Advertising Spend, ritorno sulla spesa pubblicitaria, ossia per ogni euro che noi andiamo ad investire in pubblicità, quanto ci ritorna in termini di fatturato. Vediamo esattamente quali sono le formule del ROAS. Quindi il ROAS si calcola facendo le vendite totali attribuite. Cosa significa attribuite? Che non prendiamo le vendite totali che abbiamo generato, ma solo le vendite totali attribuite a quella spesa pubblicitaria specifica, diviso l'investimento totale in pubblicità. Un altro modo per calcolare il nostro ROAS è 1 diviso l'ACoS, e questo è un altro modo per calcolarlo. Facciamo un esempio concreto. Quindi se noi abbiamo investito 100 euro in pubblicità e abbiamo fatturato 500 euro, ecco che il nostro ROAS è il numero 5. Quindi è una specie di moltiplicatore.
Se abbiamo investito 100, abbiamo generato 500, vuol dire che dividiamo i 100 euro fratto 500 e il nostro ROAS è 5, che è comunque già un buon ROAS. Vediamo quindi il primo caso studio. Vi presenterò due casi studio che sono in retail, per cui parliamo di rivendita di prodotti, e due casi studio che sono invece in private label. Nel primo caso studio andiamo a parlare della categoria merceologica integratori alimentari. Quindi cosa succedeva prima? Avevamo un punto di partenza molto buono, quindi le campagne andavano già bene. Qual era il problema di fondo? Il problema principale era che il cliente non riusciva ad aumentare la sua spesa pubblicitaria per poter fare sempre più vendite. Quindi in qualche modo era bloccato, era in stallo su un livello e voleva aumentare sia la spesa pubblicitaria e sia il numero di vendite. Per esempio, da questo screen vediamo che andavamo a spendere 32,20 euro e andavamo a generare 5.800 euro di vendite, con dei parametri già stupefacenti, perché avevamo un ACOS di 0,55 e un ROAS di 181,15. Il problema però è che in valore assoluto andavamo a generare solo 5.800 euro di vendite e volevamo aumentare queste vendite. Quindi cosa siamo andati a fare? Siamo andati ad intervenire sulle parole chiave sia nel front end che nel back end. Cosa significa? Nel front end siamo andati a modificare il titolo del prodotto, l'elenco puntato, piuttosto che la descrizione del prodotto. Nel back end siamo andati a modificare le parole chiave attribuite all'interno del seller central di Amazon e ovviamente siamo andati a strutturare delle nuove campagne. Qual è stato il risultato? Il risultato è stato che a fronte di una spesa di 100,97 euro abbiamo generato 14.972 euro di vendita, quindi praticamente abbiamo triplicato le vendite e aumentando solo leggermente l'ACOS, quindi il costo pubblicitario veramente incide pochissimo e con questa spesa siamo andati a generare 3 volte più vendite, quindi come potete immaginare cliente super soddisfatto. Caso studio numero 2 sulle campagne pubblicitarie. Questa volta siamo nel settore merceologico del tessile per la casa e parliamo sempre di retail, rivendita di prodotti. In questo caso specifico l'obiettivo era abbassare l'ACOS, quindi abbassare il parametro che ci indica la nostra incidenza del costo pubblicitario. Che situazione avevamo prima? Allora, prima avevamo questo tipo di situazione con un ACOS del 23,08% e con un ROAS del 4,33%. Ricordati questi dati. Interventi svolti. Abbiamo analizzato le campagne e le parole chiave esistenti. Abbiamo analizzato quali sono le parole chiave che ci portano più conversioni. E successivamente siamo andati a creare una nuova struttura di campagne e abbiamo monitorato quello che è il bid, ossia il costo per click che noi siamo disposti a pagare. Come risultato abbiamo avuto sicuramente un abbassamento dell'ACOS, quindi siamo passati da un 23% a un 13,16% di ACOS e quindi abbiamo aumentato il nostro ROAS dal 5 al 7,6, per cui la campagna ha avuto successo e le modifiche hanno avuto un grande successo. Caso studio numero 3. Passiamo alla categoria private label, ossia ai prodotti con il proprio marchio. In questo caso che situazione abbiamo? Volevamo aumentare le vendite avendo comunque una situazione di costo controllata, quindi un ACOS controllata. Avevamo già un'ottima situazione di partenza e questa era la situazione, quindi un ACOS del 28,13%. Che tipo di interventi abbiamo fatto? Sicuramente prima di tutto siamo andati a modificare le campagne esistenti e abbiamo inserito delle nuove keyword, delle nuove parole chiave all'interno di questa campagna. Poi siamo andati a creare delle campagne con una struttura completamente nuova. Il risultato è stato che siamo passati da un ACOS del 28% a un ACOS del 21%. E non solo, abbiamo aumentato anche la spesa pubblicitaria e anche le vendite, perché diminuendo l'ACOS e aumentando la spesa pubblicitaria siamo riusciti ad aumentare le vendite
con un'incidenza sulle vendite più bassa del nostro costo pubblicitario. E finalmente il nostro caso studio numero 4, siamo nel settore degli integratori alimentari, siamo sempre in private label, quindi prodotti a marchio proprio, e qui invece l'obiettivo era ben diverso, era quello di incrementare le vendite a lungo termine. Qual era la situazione di partenza? Avevamo una spesa di circa 2.500 euro al mese, vendite per circa 9.220 euro al mese. È un ACOS del 27,23%. Cosa siamo andati a fare? Siamo andati innanzitutto a lavorare sulle schede prodotto, perché le schede prodotto sono fondamentali per poi poter attivare le pubblicità e convertire di più. In particolare abbiamo lavorato sia sul front end, quindi titolo, elenco, puntato, descrizione, e sia sul back end, sulle parole chiave che Amazon ci permette di inserire dall'interno del seller central. Abbiamo modificato le campagne esistenti e fatto un lancio utilizzando la strategia delle campagne sponsorizzate. Cosa siamo riusciti ad ottenere? Siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo, quindi abbiamo incrementato le vendite drasticamente, perché siamo passati a 100.000 euro di vendite, abbassando addirittura il costo pubblicitario e diminuendo di circa il 4% quello che è l'incidenza pubblicitaria. Per cui siamo passati in valore assoluto da 9.200 euro di vendite a 100.800 euro di vendite. Spero che questi casi studio ti siano serviti e ti abbiano acceso qualche lampadina, e se hai bisogno di una consulenza gratuita su come aumentare le tue vendite abbassando il costo pubblicitario, puoi contattarci o al numero verde 865 0010, oppure a info@scuolaecommerce.com. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!